Uno strumento di ricerca interessante è la classificazione del Journal of Economic Literature, o JEL Classification. Si tratta di un sistema che è stato implementato dalla American Economic Association e serve a descrivere il contenuto delle pubblicazioni di ambito economico. Sono individuate 20 classi generali, divise in varie sottoclassi che descrivono argomenti più specifici, che possono essere a loro volta ulteriormente suddivisi. A ogni argomento viene assegnato un codice JEL, formato da una lettera dalla A alla Z, che rappresenta una delle classi generali, e un numero a due cifre, che rappresenta le ulteriori divisioni. Ogni articolo presente in EconLit viene inserito in una o più di queste classi e sottoclassi da un gruppo di esperti del settore. Per questo motivo, questo strumento è particolarmente utile se ho bisogno di individuare tutte le risorse presenti in EconLit su un determinato argomento, anche se bisogna tenere presente che è uno strumento specialistico e adatto soprattutto a chi è già abituato ad usarlo. La JEL Classification non ha ancora trovato un punto d'accesso dedicato nell'interfaccia fornita da EBSCO, ma quindi com'è possibile usarla in una ricerca? Mettiamo ad esempio che mi interessi la teoria economica femminista, che è uno degli approcci eterodossi all'economia. In questo caso posso consultare la classificazione dal sito del Journal of Economic Literature. Utilizzando il navigatore andrò a cercare prima la classe superiore, che è B, History of Economic Thought, Methodology and Heterodox Approaches, e poi cercherò Feminist Economics, che corrisponde al codice B54. A questo punto copio la sottoclasse, compresa di codice, e torno all'interfaccia di ricerca avanzata di EconLit. Seleziono il campo Subjects e incollo il mio descrittore, poi lancio la ricerca. Aprendo il primo record, noto che il descrittore cercato è qui tra i soggetti, accompagnato da altri descrittori sempre appartenenti alla JEL Classification, come posso riconoscere dal codice. Cliccando su uno di questi link, otterrò lo stesso effetto che avrei cercando il termine tra i soggetti.